È stato il Piemonte il 3-4 ottobre ad Assisi a donare l'olio per la lampada che arde presso la tomba di San Francesco durante le celebrazioni del Santo Patrono d'Italia. Con il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, il presidente della Giunta Sergio Chiamparino, i consiglieri Davide Gariglio, Stefania Bazzella e Alfredo Monaco e molti sindaci. In settimana la Commissione Bilancio si è riunita in congiunta con le commissioni di merito per esaminare il disegno di legge sull'assestamento di bilancio presentato dalla Giunta regionale. Si è aperta il 3 ottobre, nella prima giornata nazionale in ricordo delle vittime dell'immigrazione, la rassegna cinematografica Rights on the Movie, promossa dal Comitato regionale per i diritti umani, con Agiscuola, dedicata quest'anno al tema dei migranti. Si è svolto nell'aula di Palazzo Lascaris il convegno promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione sulle ragioni dei favorevoli e dei contrari alla riforma costituzionale, sulla quale i cittadini saranno chiamati a esprimersi con il referendum confermativo del 4 dicembre. La famiglia della pittrice torinese Margherita Senis, deceduta all'inizio di quest'anno, ha donato al Consiglio regionale il dipinto Olio su tela 40x50 intitolato 1861-2011 Torino Capitale 150° anniversario dell'Unità d'Italia e la coppa con cui l'artista ha vinto il concorso Il Cavalletto. È uscito il terzo numero del 2016 di Notizie, il magazine della Regione Piemonte. L'articolo di apertura è dedicato al piano regionale per la banda ultralarga. Ampio spazio ai temi relativi all'economia e alla società piemontesi, all'ambiente e alla cultura. Sono più di 100 i cavalli che parteciperanno dal 21 al 23 ottobre al centro ippico di Caluso, in provincia di Torino, all'Italian Quarter Championship finale 2016. La manifestazione, denominata Coppa delle Regioni, è patrocinata dal Consiglio regionale.